Questo che voi vedete qui è un log. Che cos'è il log? Lo strumento CAT, abbiamo detto, analizza il testo da tradurre rispetto alla memoria di traduzione per capire se trova delle corrispondenze parziali o totali. Quindi quando il nostro cliente ci invia un progetto CAT, ci dirà quante parole contiene questo documento e soprattutto quante parole rientrano nelle corrispondenze fase e quante parole rientrano nelle corrispondenze esatte. Perché gli strumenti, i progetti sui quali si lavora utilizzando gli strumenti CAT, hanno come unità di misura la parola, così come qualunque altro progetto di traduzione che venga svolto senza l'uso di uno strumento CAT. La parola, però viene pagata in modo diverso a seconda se, lo strumento CAT trova o meno delle corrispondenze in memoria. Vi ho evidenziato qui, in giallo, trovate, i segmenti e le parole che si trovano in questi segmenti per i quali in memoria lo strumento CAT non trova traduzioni corrispondenti. E in questo caso, quindi, questo è il logo di un lavoro fatto di recente, in questo caso 4.643 parole che si trovano in 374 segmenti, poiché lo strumento CAT non ha trovato delle corrispondenze in memoria, il mio cliente le pagherà alla tariffa che io ho concordato. Invece, tutte le parole che rientrano in segmenti, che rientrano in queste fasce che ho evidenziato in arancione, che sono tutte le fasce di corrispondenza fasi, quindi di corrispondenza parziale, verranno pagate non alla tariffa piena, bensì alla tariffa del 50% rispetto alla tariffa piena. Tutte queste corrispondenze, invece, tutti i segmenti e le parole che rientrano in queste fasce che ho circondato in rosso, sono invece dette corrispondenze esatte, per cui se il cliente ci dice di non leggerli, i segmenti 100%, noi non li leggiamo. Se invece ci chiede di leggerli, verranno pagati a una tariffa del 25% rispetto alla nostra tariffa base. Però è importante, poiché ci troviamo nell'epoca della convergenza, come abbiamo detto prima, potete leggere qui, questo non succedeva neanche un paio di anni fa, i log di 2 anni fa, se ve li mostrassi, non avrebbero questa indicazione qui, Adaptive MT, Baseline Adaptive MT and Adaptive MT con apprendimenti. Questi segmenti non esistevano, esisteva soltanto il termine nuovo. Bene, questo perché? Perché in quest'epoca della convergenza, e poiché, come abbiamo detto, la traduzione ormai deve essere ovunque, disponibile in ogni momento, praticamente in tempo reale, gli strumenti di traduzione assistita, che già servivano per velocizzare il lavoro del traduttore, vengono utilizzati anche per l'attività di post-editing. Che cos'è il post-editing? Il post-editing è quella attività che il traduttore umano svolge e con la quale non fa altro che rileggere e correggere sostanzialmente della traduzione fatta dalla macchina. Praticamente ormai gli strumenti di traduzione CAT integrano dei motori di traduzione automatica, per cui qualora il vostro cliente vi dovesse chiedere di tradurre, scusate se torno indietro velocemente, questo segmento utilizzando un software di traduzione automatica, non riceverete il documento con il testo sorgente sulla colonna di sinistra e testo vuoto per accogliere la vostra traduzione in questa colonna sulla destra. Sulla destra troverete del testo, già questo testo di sinistra già tradotto dalla macchina. E qui invece della corrispondenza del 75% troverete la scritta AT,
vuol dire automatic translation, e il vostro compito sarà quello di post-editare, quindi di modificare un output, quindi una traduzione fatta dalla macchina. Questo cosa determina in termini di prezzo? In termini di prezzo determina che queste 4.643 parole non vi verranno più pagate come alla tariffa base, ma un 70% della vostra tariffa base. Ovviamente non tutti i clienti utilizzano la memoria di traduzione per tutti i progetti. La traduzione automatica viene utilizzata essenzialmente con quelle tipologie di testi che sono caratterizzate da una qualche forma di ripetitività, per cui testi tecnici, manuali, le istruzioni per l'uso, dove le frasi sono sintatticamente molto snelle, molto scarne, per cui l'output, il lavoro dell'algoritmo di traduzione automatica genera una traduzione che sostanzialmente non è proprio cattiva. Cattiva. Per cui anche una tariffa scontata del 30% rispetto a quella base sostanzialmente ci permette di guadagnare ugualmente. Ovviamente la traduzione automatica è ancora di là dall'essere convincente per testi più discorsivi, testi di marketing e quant'altro. Per cui se un vostro cliente dovesse mandarvi un lavoro con traduzione automatica per la quale vi rendete immediatamente conto che l'output non è valido e vi chiederebbe un lavoro eccessivo, che sarebbe insomma preferibile tradurre da zero, fatelo presente perché non è corretto insomma pagare un traduttore di meno se poi la traduzione automatica non è effettivamente utilizzabile.